Ciao, io sono Francesco, potatore certificato, giardiniere e appassionato di olivicoltura, quindi per me è fondamentale darvi corrette informazioni, visto che sul web trovate di tutto e di più, in particolar modo nozioni deleterie per le vostre piante, ma oggi parliamo di olio. Purtroppo penso che l'olio extravergine d'oliva sia una delle più grandi fregature che possiate trovare, specie nei supermercati. In che senso? Ovviamente non è che l'olio extravergine d'oliva sia una fregatura, ma c'è olio e olio. Ci sono oli che addirittura, se andiamo a vedere fino in fondo, non sarebbero nemmeno extravergine d'oliva. Però supponiamo di prendere veri oli extravergine d'oliva, non sono mica tutti uguali, perché vi faccio un esempio. Ci sono aziende che hanno oli che sono magari fra virgolette scaduti, quindi hanno perso proprietà, hanno perso le loro particolarità e sono quindi non più classificabili anche per una questione chimica come acidità in oli extravergine, quindi sono declassati in oli vergini, vengono mischiati ad altri oli extravergini per ritornare nei parametri, quindi per non buttare via magari tonnellate d'olio li mischiano ad altro olio extravergine e lo rivendono. Il risultato di certo sì, sarà un olio extravergine, ma non è certo paragonabile ad un olio extravergine di qualità superiore. Quindi fate molta attenzione. Ma come si fa a capire quindi quale può essere un olio di bassa qualità o qual è un olio di massima qualità? L'etichetta vi dice già molto dell'olio. Per farvi spiegare da una delle autorità più importanti in Italia l'etichetta, ho chiesto al dottor agronomo Marco Lucchi, titolare dell'azienda agricola, e frantoio Lucchi e Guastalli, produttore peraltro di oli eccezionali, che vincono i concorsi. Vi consiglio veramente, almeno una volta comprate una bottiglia. Il frantoio Lucchi Guastalli è tra i suggeriti del mio sito, come state vedendo qua video, lo trovate lì, quindi entrate nel mio sito e andate direttamente tramite quel link al sito del frantoio Lucchi Guastalli e provate i suoi oli, perché sono veramente eccezionali. Detto questo, Marco Lucchi, il dottor agronomo Marco Lucchi, vi spiegherà come leggere un'etichetta. Da lì riuscite a capire molte cose. E comunque un'altra cosa ovvia è il prezzo: un olio che costa troppo poco, quindi secondo me come parametro sotto i 7-8 euro, è ben difficile che sia un olio di qualità eccelsa. Quindi se ci pensate, non ha senso risparmiare pochi euro per prendere un olio che non ha nulla a che vedere con un olio di eccellente qualità extravergine d'oliva. Quindi non fatevi fregare, piuttosto, anche perché per la vostra salute comunque lo dico, quindi piuttosto spendete 2-3 euro in più, ma prendete un olio che valga la pena essere assaggiato, essere degustato, e che vi ridia, è ricco di proprietà benefiche che vi fanno proprio bene, oltre che il piacere di assaggiarlo, insomma. Quindi, se volete, questo video diciamo che è un video all'interno dell'area didattica, ma io in questo caso lo rendo disponibile a tutti. Non dovete fare altro che andare sul mio sito, andate nella chat del sito e mi scrivete per cortesia, anzi facciamo anche un saluto, ciao, per cortesia inviami il video sull'etichetta delle bottiglie delle olive, degli oli. Ti invierò quindi questo video con un link apposito e potrai insomma intanto capire la qualità dei video che trovi nell'area didattica e imparare sicuramente cose molto utili per non farti fregare. Bene, spero comunque che ti faccia piacere questa cosa. Mi raccomando, scrivi l'email corretta, se no io ti mando il link e non ti arriverà mai. Bene, detto questo, spero ti faccia piacere, ci vediamo presto con altri video. Ciao!